Onorevole Falcone, domani il giorno della verità per Nelly Scilabre? Domani sicuramente il centrodestra presenterà una mozione di censura, ma la tratterà e la voterà. Siamo convinti che finalmente con questa mozione di censura potremo convincere il Presidente a togliere, a revocare la delega e a sostituire questo assessore che ha distrutto la formazione professionale in Sicilia, ha distrutto l'aspirazione di tanti giovani a poter avere una specializzazione per trovare un inserimento nel mercato del lavoro. Per quanto concerne il Presidente Crocetta, quali le mosse del centrodestra? Stasera incontreremo tutti i rappresentanti del centrodestra, coordinatori regionali e capigruppo per stabilire le strategie e per presentare dopodomani la mozione di sfiducia allo stesso governatore. Riteniamo che i tempi siano maturi, riteniamo che oggi la Sicilia si trovi in uno stato di grande confusione, di grande immobilismo, in uno stato in cui gli stessi siciliani hanno già sfiduciato Crocetta. È il momento di andare a casa. Se poi questa mozione non dovesse passare a cause e per colpa del Partito Democratico, noi continueremo anche nel prosieguo la nostra azione, che non è soltanto di opposizione ma alternativa ad un governo che riteniamo contrastare gli interessi dei siciliani.